Andrea Dara, vice sindaco di Castiglione delle Stiviere, deputato anche della Lega, ma comunque oggi in veste di vice sindaco, di nuovo negli studi di Tempo Radio. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Con Andrea Dara abbiamo Erika Gazzurelli, che è invece assessore ai servizi sociali e pubblica istruzione, giusto, del Comune Castiglione. Bentornata. Grazie e buongiorno a tutti. Bentornata. Allora, noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare gli sms, come anche i messaggi WhatsApp, è il 348-3188-339. Poi ricordiamo la diretta streaming sulla pagina Facebook e sulla pagina Twitter del Gazzettino Nuovo Tempo Radio e YouTube Tempo Radio Live. Allora, dunque, cominciamo subito col parlare di una bella iniziativa col vice sindaco, giusto? Sì. Dei parcheggi. Abbiamo dato mandato proprio in queste ore ai lavori pubblici e alla polizia locale di individuare alcune aree da destinare ai parcheggi rosa. Parcheggi rosa non sono altro che dei parcheggi dedicati alle mamme in gravidanza o comunque per quelle mamme con dei figli dai 0 ai 2 anni, e per il momento abbiamo individuato, è solo l'inizio, preciso questo perché poi in futuro ne individueremo degli altri, alcune zone del comune di Castiglione Stiviere. Due parcheggi per le, adiacenti al polo natatorio di Castiglione, due parcheggi adiacenti alle poste in Piazzale Olimpo, un posto all'inizio di via Garibaldi, diciamo, per dare la possibilità, è un posto che abbiamo individuato vicino all'ingresso, diciamo, dell'ospedale di Castiglione delle Stiviere, e un parcheggio presso il parcheggio, un parcheggio, scusate, gioco di parole, nel parcheggio del comune adiacente anche alle scuole di Castiglione delle Stiviere. Ci sembrava doveroso farlo, siamo uno dei pochi comuni che del circondario che li ha individuati, però è un inizio, ne individueremo senz'altro degli altri, o comunque l'amministrazione che succederà ne individuerà probabilmente degli altri, ma intanto partiamo, sono in corso la nuova segnaletica orizzontale è in corso sul territorio di Castiglione Stiviere, tante strade sono in queste ore diciamo vengono segnalate le strisce bianche, e cogliamo l'occasione di individuare anche questi 6 posteggi che sicuramente aiuteranno le mamme, come dicevo prima. Benissimo, beh, del resto bisogna cominciare da qualche parte, quindi giustamente si fa, e poi è una cosa molto bella obiettivamente, perché insomma, specialmente una donna in stato interessante, magari penso al 7º-8º mese, insomma. Assolutamente sì, questo c'è già in diverse aree di alcuni supermercati di Castiglione delle Stiviere, però ci sembrava giusto individuarle anche in aree altre di proprietà pubblica, quindi quelle che vi ho elencato prima. Molto civile, infatti. A proposito di civiltà, vice sindaco, parlando invece di incivili eccetera, voi avete partecipato anche a un bando per mettere ulteriori nuove telecamere. Sì, giusto? Abbiamo partecipato a un bando di Regione Lombardia, a breve avremo una risposta in merito. È un bando dove viene finanziato l'80% dell'importo fino a un massimo di 100.000 euro. Era dedicato soprattutto all'installazione di videocamere nei parchi di proprietà del comune, anche nei parchi regionali. Noi, come ben sapete, abbiamo un sito di interesse comunitario, comunque il parco, all'interno del parco del Mincio, quindi alcune telecamere saranno installate in quell'area, tutte le altre nei vari parchi di Castiglione Stiviere, che voglio ricordare che non sono solo Parco Desenzani e Parco Pastore, ma abbiamo numerosi parchi con allestiti con dei giochi nei vari quartieri di Castiglione delle Stiviere. È intenzione dell'amministrazione comunale potenziare il sistema di videosorveglianza anche in quelle aree, spesso oggetto, soprattutto durante la sera, a volte di atti vandalici, e quindi ci sembra corretto installare nuove telecamere. Il progetto è buono, quello presentato, e siamo fiduciosi che potrà essere finanziato. In caso contrario, comunque l'amministrazione comunale fino ad oggi ha stanziato risorse tutti gli anni a bilancio, e in futuro mi auguro che questo si possa fare nuovamente. Certo. È un periodo che, nell'ultimo periodo, soprattutto negli ultimi 2 anni, l'amministrazione Volpi ha partecipato a numerosi bandi regionali, nazionali,
e abbiamo visto che nella maggior parte dei casi le risposte sono state positive. Voglio ricordare solo i 5 milioni del Palazzo Zappaglia, finanziati interamente dallo Stato, gli oltre 2 milioni e mezzo di euro finanziati da un bando regionale per la sistemazione degli appartamenti di proprietà del comune, quelli di edilizia residenziale popolare, e tanti altri, delle colonnine elettriche, 330.000 euro per l'installazione delle stesse. Sicuramente mi sarò dimenticato qualcos'altro, però l'intenzione è di proseguire su questa strada nel recepire più fondi possibile. Io voglio ricordare gli altri progetti che abbiamo in corso, a cui abbiamo candidato come comune ai progetti PNRR stanziati dallo Stato, quindi per le scuole, la nuova mensa comunale alle scuole San Pietro, la demolizione e la costruzione di nuove scuole elementari e l'adeguamento sismico e anche quello energetico delle scuole medie, un progetto pari a 25 milioni di euro. Speriamo che vengano finanziati tutti o almeno una parte di questi. Poi ci sono le scuole in via Cesare Battisti, un altro progetto per l'adeguamento sismico energetico dell'asilo nido Il Cucciolo, per citarne alcuni. Sì, altri fronti stiamo preparando altri progetti e siamo fiduciosi che potranno avere un riscontro positivo. Aggiungo l'ultimo, che daremo un incarico nel breve periodo, che è l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sul polo natatorio di Castiglione delle Stiviere. A breve uscirà un bando regionale, un finanziamento per ogni singolo progetto che candiderà il comune, pari a 350.000 euro, massimo 350.000 euro, con un tetto, con un finanziamento a fondo perduto sempre dell'80%, e visto i forti aumenti che ci sono stati di gas e energia un po' per tutte le aziende private e pubbliche, abbiamo ritenuto opportuno dare il mandato di partecipare a questo bando per installare un impianto almeno pari a 180 kW sui tetti del polo natatorio, per far sì che insomma anche lo stesso possa essere dal punto di vista energetico sostenibile, dal punto di vista ambientale ma anche economico. Certo, certamente. Dunque dobbiamo rimandare a dopo la pausa, quindi volevo dare la parola a Erika Gazzurelli con Andrea Dara, vice sindaco di Castiglione delle Stiviere, ed Erika Gazzurelli, assessore dello stesso comune. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. In compagnia di Andrea Dara, vice sindaco di Castiglione, ed Erika Gazzurelli, che è assessore, abbiamo detto, servizi sociali e pubblica istruzione, giusto? Sì. Giusto. Allora, questa è la seconda parte di Filo Diretto, quindi passiamo adesso, diamo la parola ad Erika Gazzurelli. Quindi di cosa ci deve parlare? Ci sono degli incontri, uno in particolare mi piace molto, è molto importante, assolutamente. Sì, grazie. Vorrei ricordare e informare la cittadinanza che l'11 di maggio, mm-hmm, presso la sala consigliare del comune alle ore 16:30 ci sarà un incontro in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri intitolato Insieme per contro le truffe agli anziani. È una campagna di sensibilizzazione organizzata con l'Arma, sarà presente quindi il luogotenente Fabio Colasi, che racconterà un pochino agli anziani come contrastare questo fenomeno che ogni tanto si ripropone soprattutto durante anche l'estate, quando gli anziani escono di casa più spesso. Incontro importante non solo per gli anziani ma un pochino per tutti, perché sicuramente ci saranno delle pillole importanti per tutti. Certo. Guarda, c'è una cosa, tra l'altro, la cronaca racconta che molti anziani non ci sono cascati recentemente, quindi questa è un'ottima cosa, e lanciamo sempre l'appello a quelli più giovani: ditelo ai vostri genitori, ditelo ai vostri nonni, raccontate che ci sono queste truffe, perché purtroppo gli anziani spesso non si informano.
e quindi ci cascano. Vero, per fondamentale quello. Quindi questo allora 11 maggio, a che ora lo sa più o meno? Alle 16.30. 16.30, quindi importantissimo appunto incontro con i carabinieri, come fare a difendersi dalle truffe. Altra cosa poi invece, se deve aggiungere faccia prima. Ma sì, già che ci sono ne approfitto, domani partono le iscrizioni al CRED comunale. Sì. Il CRED comunale è gestito da ASPAN, l'azienda speciale consortile, le iscrizioni partono domani e sono suddivise sui due gruppi sostanzialmente, quindi il gruppo CRED e Mini CRED, quindi CRED junior e senior dai 16 ai 14 anni e Mini CRED dai 3 ai 5 anni. I centri cominceranno il 13 di giugno per il CRED e il 5 luglio per il Mini CRED, perché gli asili nido vanno avanti fino a fine giugno. Importantissimo è il titolo che abbiamo dato e il progetto che abbiamo dato a questi nuovi a questo CRED, okay. Olympic Day per vari motivi. Intanto per ricordare ai ragazzi e ai bambini quanto l'unione fa la forza, e vedrà quindi al centro gli sport di squadra, quindi per sviluppare spirito di gruppo e riuscire per raggiungere poi un obiettivo che è comune un pochino a tutti. Quindi non è fondamentale vincere, ma l'importante è aver fatto il proprio meglio. Un'altra cosa fondamentale si chiama proprio Olympic Days e non CRED 2022, non Sport 2022 o Insieme 2022, perché si riprende un pochino quella che era la tradizione appunto dei giochi olimpici. Nel passato, quando c'erano i giochi olimpici, le guerre venivano sospese. Esatto, brava, bellissima cosa, giusto, proprio diciamo, che c'erano delle polis che magari se le davano, però facevano pausa proprio per questo. Esatto, allora, quindi, in un momento come questo, ecco, abbiamo pensato di sensibilizzare anche, esatto, col titolo e con il progetto appunto. Esatto, bello. Lei ha citato prima l'asilo nido, no? Ecco, a proposito dell'asilo nido, sono aperte le iscrizioni anche? Le iscrizioni si sono concluse giusto nella giornata di ieri e sono pervenute, mi sembra, un 64-65 domande da parte delle famiglie castiglionesi. Ok, perfetto, quindi un bel incremento proprio. Sì. Vorrei chiedere anche una cosa, anche si parla tanto in questo periodo d'aumento di carburanti, parliamo di mobilità sostenibile anche, è possibile parlarne? Sì, posso parlare di mobilità sostenibile per quanto riguarda l'assessorato alla pubblica istruzione, perché da un po' di mesi a questa parte sul comune di Castiglione girano questi autobus che sono più sostenibili dei precedenti, quindi quella gara che abbiamo appena fatto. Ogni giorno a Castiglione vengono trasportati circa un 125 degli studenti che frequentano le nostre scuole e il parco è stato rinnovato, quindi con la convenzione con la gara d'appalto vinta da Uni autobus da tre mezzi, uno a metano, uno a GPL, sono tutti e due in classe 3, quindi molto performanti, e anche un piccolo autobus elettrico dedicato alle primarie per determinati appunto progetti. Bello. Quindi, mobilità sostenibile. Bello silenzioso. Benissimo, quindi allora chiedo se avete ancora altri punti di cui volete parlare. Su questo tema, su questo ultimo tema, no, non perché sia meno o più importante degli altri, è stato un obiettivo raggiunto da parte con la volontà di tutta l'amministrazione, perché ci sembrava giusto e corretto rinnovare il parco del trasporto pubblico per i nostri ragazzi e andasse proprio in quella direzione, soprattutto per la sostenibilità ambientale. Sono stati messi da parte tutti questi mezzi che andavano a gasolio e sono stati praticamente riconvertiti con mezzi che sono sostenibili dal punto di vista ambientale. Io credo che un po' tutti i comuni in Italia dovrebbero cominciare a prendere questa strada. So che nelle grandi città sta accadendo, ma anche in altri comuni, noi come Castiglione, come Comune di Castiglione, non siamo stati da meno, anzi
grazie all'idea soprattutto dell'assessore Erika Gazzurelli, insomma, abbiamo intrapreso questa strada. Bella. Vi leggo i messaggi, se dovete aggiungere aggiungete, i microfoni ve li lascio aperti a entrambi. Quindi allora, Dara, la rotonda Giovannoli Tamoi comincia a vedersi, quindi si sta lavorando bene, quindi questo... Sì, entro fine maggio i lavori, massimo i primi di giugno dovrebbero essere terminati, salvo giornate come queste di pioggia che a volte si sospendono i lavori, però insomma ho parlato col progettista e con chi sta eseguendo i lavori e insomma siamo esattamente nei tempi, anzi forse siamo anche un po' più avanti di quello che avevamo previsto. Poi, ma allora, cominciato i lavori all'ex, lo aggiungo io, non è scritto, ma penso, perché ex OPG, perché è importante per il centro storico? La gara, ho sentito ieri il professionista che ha seguito il progetto, si è sentito con il presidente e il direttore di Aler, a breve dovrebbero partire con la gara e con le aste per la vendita dell'area in questione. Poi, allora, scusate, ma tutti i paesi attorno a noi hanno il palazzetto dello sport? È nelle intenzioni, diciamo, dell'amministrazione attuale e spero anche quella futura. Perché avete una bella cittadella qua a Castiglione. Allora, la rotonda da Giovannoli è in pendenza, dicono. No, diciamo che la strada prima era in pendenza, adesso la rotatoria è stata messa, diciamo, in posizione corretta e vedremo poi alla fine come sarà. Un po' di salita ci sarà da Castiglione andando verso, diciamo, Guidizzolo, un po' di salita ci sarà, però aspettiamo di vederla completata. A parte che mi spiegavano che una leggera pendenza c'è sempre nelle strade per far andare via l'acqua, no? Sì, però prima era se veniva creata nella situazione precedente era troppo in pendenza e c'erano poi dei problemi tecnici. Comunque il progetto è stato avallato sia dai tecnici del comune e quindi anche dal professionista stesso che ha redatto il progetto, quindi credo che la cosa sia corretta. Vediamo alla fine come sarà. Poi avete fatto bene ad accogliere la proposta del professor Cremonesi, dice Lucia. E non so adesso che cosa. Vice sindaco sa quando. No, dica. Non so cosa si riferisce. Infatti forse anche io non lo so. Ieri forse. Vice sindaco sa quando farete gli asfalti, segnalate prima la cosa, altrimenti uno va al lavoro e si trova bloccato. Allora, le prossime asfaltature dovrebbero partire a breve, da metà maggio in poi. Dovrebbero interessare le vie di via Primo Maggio, Silvio Longhi, Righi, via Fontane, via D'Amello e via Sinigaglia. Con ribasso che ci sarà, probabilmente verranno asfaltate altre vie, questo è il primo lotto, poi ci sarà un secondo lotto pari a 400.000 euro che verrà probabilmente appaltato a settembre, però sulle vie mi riservo perché non è stato mai il mio assessorato e quindi non ho idea in questo momento di se posso aggiungere. Poi verrà comunicato su Instagram sicuramente, e quindi perfetto prima di cominciare i lavori. Aggiungo anche un'altra cosa che mi sta a cuore. Sabato verrà inaugurata, verranno consegnati dei premi per il concorso fatto dalla Commissione Pari Opportunità dell'Alto Mantovano. La consegna dei premi che ha riguardato i ragazzi delle medie dei 9 comuni del distretto verrà fatta a Volta Mantovana e qui a Castiglione dal 14 al 28 di maggio saranno esposti i disegni, quindi gli elaborati fatti dai ragazzi e anche il contributo dato dagli anziani, perché il progetto Tutti Uguali Perché Tutti Diversi ha riguardato un pochino tutte queste età. Allora, dunque, poi ancora via Portogallo asfalti, bisogna asfaltare perché è messa male, dice un messaggio. Poi la proposta, ci hanno spiegato, del professor Cremonesi di intitolare la biblioteca al compianto sindaco ingegnere Arturo Sigurtà. Immagino, sì, infatti ho visto che la proposta era stata fatta tempo fa da professor Cremonesi e sono arrivate, mi sembra, anche delle raccolte firme che hanno chiesto questo, e la cittadinanza è invitata a tutta la cerimonia che si terrà proprio questo sabato, domani alle 11 presso Palazzo Pastore. Poi Dara, sei grande come una forza, grazie in particolare a te. Altro messaggio, sa quando si farà il corso vita?
Sì, percorso vita, ok, in castello, sì, era una proposta che era arrivata al sindaco, sì, però vabbè, magari... Sulla questione però strade volevo specificare che sicuramente ci sono tante strade e tanti marciapiedi in diversi quartieri di Castiglione delle Stiviere che sicuramente hanno bisogno di manutenzione, però voglio ricordare che ad oggi, in questi 5 anni, se calcoliamo le asfaltature che vi ho elencato prima, l'amministrazione Volpi riuscirà ed è riuscita ad asfaltare circa 21 km di strade su 63-64 km di strade comunali di proprietà, quindi dell'ente comunale, a fronte dei 4 km di asfaltature effettuate nell'amministrazione precedente. Io capisco in parte sono anche d'accordo che ci siano tante altre strade in altri quartieri che hanno bisogno sicuramente di manutenzione. L'intenzione è, quando se questa amministrazione sarà riconfermata, è di proseguire con questo piano manutenzioni. Se la media è di 22 km, 21 km in 5 anni, io credo che nel giro di 10-15 anni, insomma, se fossero 15 anni, avremmo riasfaltato tutto quello che è la rete, l'arteria stradale del comune. Quindi certo, abbiate pazienza che piano piano riusciremo ad arrivare in tutti i quartieri. Poi con la Pirosina siete stati magici, questo è un altro messaggio che è arrivato. Poi ancora Viale Silvio Longhi segnalano da rifare, dice. Sì, che nell'elenco che ho citato prima. Certo, poi state vivendo di rendita con il grande lavoro dell'assessore Michele Falcone, dice un altro messaggio. Sì, non è una rendita, diciamo che tutti, compreso l'assessore Falcone, tutta la giunta si è dimostrata, secondo me, sensibile alle richieste dei cittadini e tutti insieme siamo riusciti, come detto più volte qui in trasmissione da voi, a raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Poi gliene leggo tre. Allora, grazie assessore Gazzurelli perché fa incontri contro le truffe. Sono Massimo, vivo solo, posso ospitare qualcuno che vuole vivere con me e mantenersi? Cosa posso fare? Chiede Massimo, quindi servizi sociali qua. Perché non fate un fondo da dare per le famiglie castiglionesi bisognose, che sono tante, a volte si vergognano a chiedere, davanti ci sono sempre gli stranieri, dice un altro messaggio. I fondi sono stati raccolti, invito le persone che hanno bisogno di andare presso il nostro segretariato sociale, quindi dai servizi sociali, e ricordo anche che a Castiglione c'è attiva una rete di volontariato molto molto forte, che siamo in rete e si trova allo spazio di comunità. Se volete, sul sito del comune ci sono tutti i riferimenti. Anche per quello che può ospitare, appunto, si è offerto. Anche per ospitare può fare riferimento alla rete. Poi sul sito. Allora, ciao Erika, anche tu da Tempo Radio, mi fa piacere, dice Clara. Quindi un saluto ad Erika Gazzurelli. Quando le metterete le telecamere nuove? Questo lo chiediamo. Appena abbiamo l'ok da parte. Innanzitutto, prima bisogna vincere il bando di Regione Lombardia. Esatto. E comunque tutti gli anni, allora, se verrà vinto il bando di Regione Lombardia, probabilmente nel mese di luglio verranno installate queste telecamere. In luglio o barra agosto, perché bisogna capire un po' i tempi poi e le modalità. In caso il bando non si riuscisse a vincerlo, voglio ricordare che tutti gli anni per i prossimi almeno 3 anni sono stanziati circa 20-25 mila euro per l'acquisto di nuove telecamere da poter installare nei vari quartieri di Castiglione delle Stiviere. Poi, dunque, Erika, ma abbiamo anche noi profughi ucraini, chiedono, e poi ancora... il cammino di fede, quando lo inaugurate? Anche sono due notizie diverse. Abbiamo, per quanto riguarda i profughi ucraini, sì, sono presenti anche sul nostro territorio, sono aiutati da tantissime delle nostre famiglie castiglionesi e anche da connazionali che già vivono qua, e fanno riferimento appunto al nostro Siamo in Rete, ai servizi sociali e da Caritas Diocesana per gli alloggi.
Allora, ci sono i messaggi per l'onorevole, io questi li tengo per la prossima volta, però. Sì. Che fine ha fatto la commissione giovani? Sarà la consulta probabilmente giovani. E poi ancora, questo è più polemico. Oltre ai Fiorellini, mi dica tre cose che avete fatto per la mobilità sostenibile e barriere architettoniche. Io dico niente, dice Nadia. Beh, niente, non è vero, perché prima abbiamo citato la sostituzione dei bus, del trasporto scolastico, c'è in corso l'installazione di numerose colonnine per nelle varie aree di Castiglione Stiviere, adesso non le elenco tutte perché ci vorrebbe più tempo. E abbiamo messo fine, dal punto di vista, visto che si parla di sostenibilità ambientale, e faremo un recupero in tal senso, che è la Pirossina. Voglio ricordare che dopo oltre 25 anni l'amministrazione Volpi ha messo uno stop definitivo a chi voleva insediare una discarica a Castiglione Stiviere. Noi abbiamo fatto un esproprio come amministrazione comunale e con un progetto di riqualifica ambientale dell'area. Mi ha chiesto tre cose, le prime tre cose che mi sono venute in mente sono queste. Certo. Se avessi un po' di tempo potrei elencarne tante altre. Allora, Dara aveva promesso l'apertura delle piazze, invece sono chiuse da secoli e non ha mantenuto le promesse. Avevamo promesso di aumentare il numero dei posti auto, che è ben diverso dall'aprire le piazze. Io ero dell'idea di, se non ci fosse stata l'opportunità di aprire, di trovare nuovi posti auto, era giusto valutare l'apertura delle piazze, ma in questo caso sono in corso i lavori sotto le mura del castello, dove verranno individuati numerosi posti auto, e con il progetto, con la gara che verrà bandita da Aler, con quel progetto di riqualifica dell'ex OPG, voglio ricordare che all'interno sono previsti più di 90 posti auto per il pubblico, quindi mi sembra un buon risultato. Allora, volevo ringraziare Andrea per il grande lavoro fatto per Castiglione, bravo, ciao. Ce n'è un altro di messaggio. Dice, non Dara, sono stato bravo io, sono stati bravi tutti, voglio ripetere. Insomma, Dara, lei sarà sempre vice sindaco, vero? Punto di domanda. Questo lo decideranno, credo, i cittadini. Io e Erika rappresentiamo una forza politica all'interno della giunta. Insomma, noi crediamo di aver fatto il massimo, come tutti gli assessori presenti e uscenti. Questo lo decideranno i cittadini. Certo. Dara, perché a Castiglione nessuno parla di comunità energetica e prende lei l'iniziativa che avrà successo? La comunità energetica, abbiamo fatto un incontro due settimane fa, settimana scorsa, proprio su questo tema, lo stiamo affrontando dal punto di vista tecnico, non è molto semplice metterlo in piedi, però siamo alla fine del nostro mandato e non l'ho mai citato perché mi sembra non corretto sponsorizzarlo, citarlo adesso, visto che ci vorrà del tempo. Ci ragioneremo, probabilmente lo affronteremo se questa amministrazione sarà riconfermata, o credo che nel breve periodo sicuramente verrà portato avanti. Poi c'è un Dara a parlare del Milan anche. Il Milan è il Milan. Momento è primo in classifica, però non diciamo niente, mancano ancora tre partite. Va bene, allora siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo Erika Gazzurelli, assessore del Comune Castiglione delle Stiviere, grazie molte. Grazie a tutti. E grazie ad Andrea Dara, vice sindaco di Castiglione, deputato anche della Lega. Grazie a tutti e buona giornata.